Una partita all'anticipo di domani fra Pisa Sporting Club ed FC Lucca che vale davvero poco e paradossalmente chi delle due squadre scenderà in campo con qualche motivazione in più sarà proprio la truppa di Lazzini, anche se ormai promossa da tempo. Nel mirino dei rossoneri c'è ancora il record di punti da battere, mentre i nerazzurri, se potessero questa partita, nemmeno la giocherebbero. L'unico obiettivo di stagione a questo punto è vincere la finale di Coppa Italia che si giocherà allo Stadio Flaminio mercoledì 18 aprile e che consegnerà in caso di vittoria la promozione in Serie D. In casa rossonera Valletta è rientrato in gruppo e con ogni probabilità giocherà dall'inizio, visto che Guidi ha ripreso da poco a correre e non sarà certamente disponibile. Discorso diverso per Constantin, che rientrerà in Italia solo a poche ore dal fischio d'inizio. Angeli dovrà aspettare ancora la risposta della risonanza magnetica che arriverà venerdì prossimo per capire esattamente il problema al ginocchio destro, mentre Mazzei dovrà stare fermo ancora per un po'. Lazzini, tuttora sulle spine per la possibile riconferma, dovrebbe schierare una formazione con una sola punta di ruolo, Granito con Fedato alle sue spalle. Per il resto dovrebbero giocare in porta Casapieri, in difesa da destra a sinistra Buccellato, Tosto e Specie e Morandi, a centrocampo Valletta a destra, Liboni e Redomici centrali con Sabatini a sinistra. Nel caso in cui Valletta non fosse ancora pronto per giocare dall'inizio, spazio a Petroni, uno di quei ragazzi su cui la società deve ancora decidere il futuro.